E cambiamo argomento invece parlando degli sviluppi legati all'emergenza sanitaria per quel che riguarda le vaccinazioni dopo il caos AstraZeneca, perché il Ministero della Salute ha dato il via libera al richiamo con AstraZeneca se le persone che hanno meno di 60 anni dopo aver ricevuto una prima dose di vaccino AstraZeneca rifiutano di fare la seconda dose con un vaccino a mRNA possono avere una seconda dose di vaccino AstraZeneca dopo aver firmato un consenso informato. A renderlo noto è proprio il Ministero della Salute in una circolare nella quale si afferma che, secondo il Comitato Tecnico Scientifico, l'indicazione prioritaria resta comunque la seconda dose con un vaccino ad mRNA. Sui nostri canali social, a tal proposito, è stato proprio lanciato anche un sondaggio su questa vicenda e noi ne vorremmo parlare direttamente con il nostro Luca Pompei, che è collegato in diretta con noi. Luca, buongiorno a te. Allora, cosa si legge appunto sui social? Qual è il parere dei cittadini che hanno commentato il sondaggio lanciato proprio da te, da voi, dalla redazione appunto dei social? Sì, buongiorno Anna, un saluto a tutti gli amici telespettatori. Beh, questa circolare del Ministero ci ha ispirato questo sondaggio. Abbiamo cercato di coinvolgere i nostri amici sia su Facebook che su Instagram. Abbiamo chiesto loro questa domanda che fra un po' vi faremo vedere. Ecco, l'ok dal Ministero per il richiamo AstraZeneca agli under 60. Voi quale vaccino scegliereste per il richiamo? Beh, Anna, puoi vedere tu stessa. Il popolo social si divide, c'è così un pensiero, una scuola di pensiero su Facebook, tutt'altra scuola di pensiero su Instagram, perché su Facebook rifarebbero AstraZeneca il 60% delle persone che hanno risposto al sondaggio, 40% sono d'accordo per il mix vaccini, mentre sul nostro profilo Instagram il risultato si ribalta perché solo il 37% farebbe nuovamente AstraZeneca, il 63% invece è d'accordo per fare un altro tipo di vaccino, un mRNA, come hai detto e sottolineato giustamente tu. Un risultato interessante anche perché si capisce anche qual è il tipo di persone che frequentano Facebook piuttosto che Instagram. Ci viene da pensare che su Instagram la popolazione, gli utenti sono più giovani e quindi da questo punto di vista i più giovani sarebbero più propensi a fare un nuovo tipo di vaccino rispetto alla prima dose di AstraZeneca. Tutte valutazioni che insomma così aiutano a pensare, a riflettere su questo momento. Sul nostro profilo Facebook anche tantissimi altri commenti su questa importante circolare del Ministero della Salute. Tutti, comunque la maggior parte di questi, sono d'accordo nel consultare il proprio medico di base affinché consigli il meglio per loro. Direi che questo è forse l'atteggiamento migliore, Anna. Grazie per averci dato questo spazio. Vi ricordo anche nel pomeriggio il consueto appuntamento con il bollettino per quanto riguarda i contagi che ci confortano quotidianamente sempre e di più. Speriamo bene anche per questo weekend. Non c'è altro, a te la linea, Anna.